Moltissime volte, troppe volte nella vita mi sono trovato ad affrontare quelli che gli altri mi hanno insegnato a chiamare problemi e che se definisci come tali lo divengono veramente: difficoltà economiche, familiari, relazionali, di salute. Adesso se guardo indietro tutto ciò mi fa sorridere e dico a me stesso: va tutto esattamente bene così. Anche se spesso mi capita di ricadere in quel turbine che mi afferra come un gorgo marino per i piedi e mi fa vorticosamente girare, annaspare, affogare e sparire letteralmente al suo interno. Quando però riesco a prendere fiato, a spostarmi per un istante, torno a ripetere a me stesso: va tutto esattamente bene così. Ormai è diventato una sorta di mantra. Ogni volta che qualcosa va storto nella mia vita, e credimi, accade spesso, forse come nella vita di chiunque altri, mi fermo un attimo, il tempo di un respiro, e dico a me stesso: no, non ci cado un'altra volta. Nella vita tutto ciò che sta accadendo va esattamente bene così. Tutto ciò che accade alla mia famiglia, ai miei amici, all'intero genere umano, al pianeta, all'universo, va esattamente bene così. E allora, quando le cose sembrano andare veramente male, c'è sempre un aspetto positivo. Basta lasciargli lo spazio per emergere da sé. E allora comprendi che quello che leggevi come male è soltanto la confezione, l'involucro, sì, a volte un po' scomodo e doloroso, ma di un regalo incredibilmente prezioso che l'universo ti sta porgendo, e a te non spetta altro che scartarlo e andare al cuore di quello stesso regalo, di quel dono prezioso. Non riesci ad ottenere il risultato che cercavi? Wow, va bene così. Il tuo partner ti ha lasciato? Fantastico. Che cosa puoi imparare da tutto ciò? Hai perso tutto il tuo denaro in un investimento sbagliato? Super! Adesso forse puoi rimetterti davvero in gioco nella vita. Il lavoro che stai facendo non ti piace, la tua famiglia ti abbandona, hai un incidente disastroso che ti spappola un piede? Perfetto, è esattamente ciò di cui avevi bisogno per fermarti. Sei malato? Hai un grave problema di salute? Fermati, ascolta, impara. Problemi inaspettati? Benissimo, ognuno di essi rappresenta un'occasione per conoscerti, per scoprire che cosa stai attirando nella vita. E questo è tutto. La tua vita è lo specchio di chi sei veramente, non di ciò che credi di essere e che fai finta di essere. E allora, quando le cose sembrano andare per il peggio, non cadere nella frustrazione, non ti crogiolare, non ti abbattere. Perché se sai anche solo pronunciare la parola bene, indovina, significa che puoi trovare il bene in ogni cosa che ti sta accadendo. Significa che puoi ancora respirare. Significa che nella tua vita forse c'è ancora spazio. Spazio per cosa, ti chiedi? Lo spazio per far emergere quel potere inestimabile di vedere il bene laddove tutti gli altri vedono soltanto disperazione, freddo deserto e morte. E allora impara a fermarti, ad osservarti, a ricaricarti, a respirare. E adesso vivi, vivi davvero.